questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Io sono proprio curioso di conoscere i consigli, cosa ci dirà oggi la nostra amica Matilde che ci ha raggiunto in studio. Orazio, buongiorno. Oggi andiamo a Teheran per parlare del ponte Tabiat. Un ponte, mi pare, pedonale che unisce due grandi parchi divisi da un'arteria di grande scorrimento, Matilde. Esatto, 270 metri di camminamento, il più grande ponte pedonale della città, e la sua caratteristica sono i tre livelli attrezzati di panchine, ristoranti, caffè. Tabiat in persiano vuol dire natura ed è un luogo di incontro, il più frequentato della capitale. Ma so che hai una curiosità su questo ponte. Sì, l'architetta è una donna, una giovane studentessa universitaria, Leila Raghian, che per il suo lavoro ha vinto molti premi internazionali. Ma raccontaci bene come ha avuto l'idea questa talentuosa architetta iraniana. Un giorno trova un divano in pelle abbandonato, questo strano ritrovamento accende in lei una lampadina, si chiede come sarebbe mettere quel divano su un ponte vicino, lo fa e si ritrova a sedere su quel ponte osservando i passanti mentre l'acqua scorre sotto i suoi piedi. Il ponte diventa così un'estensione tutta da vivere dei due parchi. Ci sono stati problemi nel realizzare questo ponte, Matilda? Sì, perché l'ostacolo più grande era l'embargo internazionale che vietava a molti paesi il commercio con l'Iran, ma alla fine il ponte è stato costruito e sono stati usati 2.000 tonnellate di acciaio e 10.000 metri cubi di cemento, pensa. Sento che c'è un'altra sorpresa, lo vedo proprio dai tuoi occhi che sono raggianti. Eh sì, sono fiera perché il ponte è stato realizzato da uno studio di ingegneri di Vicenza, un marchio tutto italiano che si è occupato della struttura metallica e della progettazione strutturale. E per gli abitanti di Teheran, il ponte di Tabiat cosa è diventato? È un punto di riferimento per chi ama i parchi e il verde. Pensa che Teheran è una città che soffre molto l'inquinamento atmosferico. Ogni inverno l'inquinamento raggiunge dei picchi altissimi. Pensa che la città si trova tra i 1400 e i 1800 metri e succede che c'è un fenomeno detto di inversione termica. Che cosa succede? L'aria fredda in altitudine impedisce la fuoriuscita di aria calda inquinata. Comunque, se andate a Teheran, visitate il ponte Tabiat. Sarete in affollata compagnia della gente che corre, cammina, va in bicicletta o sosta nei tanti locali. Potete gironzolare e perdervi anche. E adesso vi do un'indicazione per chi sta per partire per Teheran. Se volete raggiungere il ponte, dovete prendere la metro, la linea Line 1 Karizaz e scendete alla stazione Talegani. Entrate nel parco Talegani dove ci sono le indicazioni per il ponte Tabiat. Come mai sei così informata? Beh, ho visitato il ponte quando sono stata a Teheran. Un'esperienza incredibile, ammirare in lontananza i monti Elburz, e un mese fa la città è stata benedetta, pensa, da un'inaspettata bufera di neve. Questa ha segnato la fine di un lungo periodo di siccità, il peggiore in 47 anni. Non è arrivata la pioggia, ma il manto soffice della neve ha ricoperto di bianco anche il bellissimo ponte Tabiat, il ponte della natura. Orazio, chiudo con un invito al viaggio come scoperta del sé per tutti gli amici di Radio Vaticana Italia e magari anche in Iran. Grazie alla nostra Matilde che ora, prima di andar via, ci ricorda il suo indirizzo. isegretidimatilde.com. Grazie. Bene, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena domenica. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane.